Eccoci, bentornati su GoGames, siamo su Zelda Tears of the Kingdom e in questo video andremo a esplorare un nuovo sacrario e ovviamente lo completeremo. Ci troviamo esattamente in questo punto, vi faccio vedere meglio il punto della mappa, vicino alla vecchia cava, qui c'è il forte di guardia. Esattamente in questo punto troviamo il sacrario di Isshin Dagun. Dagun. Entriamo. Ed eccoci. Qui dobbiamo usare sostanzialmente le eliche, quindi ultramano. Questa la posizioniamo così, qui per terra. E così arriviamo di qua. Poi tavolozza di legno, ci arrangiamo una barca, la appoggiamo qui, poi prendiamo l'elica, mettetela al centro perché sennò fate un giro strano, fidatevi. Io l'ho fatto. E l'attiviamo. Non è vero. Un pochino più giù. Da qui dovremmo riuscire. Assolutamente. Così. La possiamo fare? E che cos'è? Oh, scusate, ma perfetto. Prenditi. Poi ce la riprendiamo subito. Li dividiamo. Prendiamo una di queste e la inseriamo qui sotto. Poi prendiamo l'altra, stessa cosa, no, la è già in posizione, perfetto. E la spiaccichiamo di qua, ottimo. Poi prendiamo questa e la piazziamo qui. La attiviamo. Poi saliamo qui sull'ascensore. E andiamo su. Una volta arrivati qui, giriamo qui sulla destra. Andiamo giù. E qui possiamo recuperare la chest. Dovrebbe essere un opale dentro, esatto. Mi ricordavo bene. Ottimo. Poi torniamo giù. Freccetta. E di nuovo. Giovani, nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, di lasciare anche un bel like. Sul canale trovate la playlist con tutte le guide relative a Zelda Tears of the Kingdom e anche ad altri titoli, quindi dategli un'occhiata, mi raccomando. Detto questo, giovani, abbiamo finito anche questo sacrario, quindi direi che possiamo salutarci qui. Grazie mille e alla prossima.